Ciao ragazzi, come va? Sono qui oggi per farvi un video haul, di un ordine fatto dal sito di Monvert, o Mondevert, no, Mondevert, mi sa proprio di no. Comunque credo che si legga Monvert, se è letto alla francese. Un ordine di 1, 2, 3, 4, 5, 6 prodotti. Questa è la fattura e ho speso in totale 49,14 euro. Una premessa: di tutti i prodotti che vi farò vedere, vi metterò l'INCI, la schermata con l'INCI. Non perdiamo tempo e continuiamo. Ah, vi volevo dire che io ho speso 49,14 euro e le spese di spedizione erano 4,99 euro, però per chi raggiunge, mi pare, la cifra di 59,90 euro da questo sito devono essere gratis. Cioè con 59,90 euro di acquisti di prodotti non pagate le spese di spedizione. Ho fatto quest'ordine il 9 febbraio, e mi è arrivato il 15, dunque 6 giorni, tenendo conto che in mezzo c'erano il sabato e la domenica, mi sembra un buon tempo. Allora, prima di tutto la crema Balance Rasoul, pagata 10,66 euro, che è questa. È una crema della Alva. È una marca che non ho mai provato fino ad ora, è la prima volta che compro qualcosa di questo. Vi dicevo, è la prima volta che compro qualcosa di questo marchio. Rasoul Balance Creme per pelli miste, dice. Trattamento detergente per pelli miste, idrata la pelle e dà un effetto regolarizzante. Crema balance opacizzante per una pelle equilibrata e armonica. Utilizzo applicare mattina e sera sulla pelle pulita, ideale come base per il make-up. Sono 75 ml e non c'è il PAO. Non l'ho trovato, non c'è nemmeno una data di scadenza. Comunque, gli ingredienti sono da agricoltura certificata organica e di origine naturale, made in Germany. Questa qui. La sto provando da pochi giorni, forse 2 o 3. È una crema abbastanza densa. Ve la faccio vedere. Cioè, la consistenza sembra abbastanza densa anche perché è molto pigmentata, però poi quando la andate a stendere si assorbe abbastanza rapidamente, cioè si distribuisce più che altro abbastanza rapidamente, perché per quanto riguarda l'assorbimento ci vuole un po' più di tempo e rimane una patina leggerissima, leggermente oleosa, che poi dopo poco scompare. Comunque, vedremo come andrà. Poi c'è il deodorante Roll-On vaniglia arancia, flacone da 50 ml, sto leggendo sulla fattura, 6,64 euro. Questo qui, Alva Daily Care Roll-On Deo vaniglia e arancia, senza alcol. Per me è un requisito fondamentale. Il fatto che non abbia l'alcol, sono 50 ml e questo prodotto non è testato sugli animali, non contiene alcol, non contiene alluminium cloride e senza parabeni. Vediamo un po' che cosa c'è scritto. Sì, sempre da ingredienti organici e di origine naturale. Questo porta, ve l'ho detto, 50 ml, data di scadenza novembre 2013. Ah, la crema, mi sono dimenticata di dirvi, questa crema qui ha un odore un po' erbaceo, leggermente pungente. Mentre di questo rollone non ho capito se mi piace o meno l'odore, forse è più no che sì, perché si sente molto di più dalla vaniglia, ma il fatto che l'odore a un certo punto venga invaso dall'arancia. Non so, secondo me vaniglia e arancia non stanno tanto bene insieme.
Comunque lo sto utilizzando e per il momento non mi ha dato alcun tipo di problema. Ovviamente suppongo che per il fatto che ci sia l'arancia non sia particolarmente indicato per post-rasatura, insomma, quindi non so, però magari mi sbaglio. Dice anche freschezza per 24 ore, chissà. Poi, latte corpo addolcente, cocco e vaniglia della Cartier. Non ho mai provato prodotti di questa linea, mi sono data la pazza gioia a provare nuove marche. Cartier Paris, Cosmétique Nature, latte corpo idratante addolcente con estratti di cocco e vaniglia. È un flacone da 200 ml e vediamo cosa dice. Vabbè, è scritto tutto in francese, va bene, mi scoccio di tradurvi. 12 mesi dall'apertura IPAO e Made in France. Ah, c'è anche il sito laboratoirecartier.com. E invece l'odore di questo è paradisiaco. Non così dolce, non è un dolce stucchevole secondo me, perché si sente. Sì, si sente più il cocco che la vaniglia, o forse comunque in misura abbastanza simile, però c'è qualcosa anche di lattoso. Non so, mi ricorda molto un latte detergente da bambino. Mi piace l'odore, molto. Sa di pulito, ecco, non mi veniva. E vedremo come andrà pure con questo. E poi latte detergente delicato, questa volta per il viso, flacone da 250 ml, 7 euro. Questo è della Bio Bio Baby. Ho provato il detergente della Bio Bio Baby e le creme per le mani. Bio Bio Baby Cleansing Milk, cioè latte detergente. Emolliente alla camomilla biologica, Eco Bio Cosmesi certificato ICEA e dermatologicamente testato. Dice formulato per detergere delicatamente viso e corpo, con estratto biologico di camomilla, burro di karité, olio di riso, jojoba e avocado. Idrata e protegge la pelle sottile e delicata del bambino. La delicata profumazione senza allergene è ideale per la pelle sensibile dei bambini. Infatti questo prodotto è appunto ideato e formulato per i bambini. Ma cioè, non vedo il motivo per cui un adulto non possa utilizzarlo. Di solito questi prodotti per bambini vengono utilizzati da adulti con pelli sensibili, delicate e quant'altro. Io sono una di quelle, quindi ho voluto provarlo. Pilo Gen Carezza, cosmetici Pilo Gen Carezza, prodotto al Sasso Maggiore Terme, Italia ovviamente, senza SLES. 250 ml, durata dall'apertura 12 mesi. Questo sa un po' più di detergente che di latte detergente. Comunque un odore abbastanza anonimo, classico. Poi, crema mani. Come vi dicevo che ho provato della Bio Bio Baby, ho provato quella al miele, ho provato quella all'uva, alla vaniglia, sì, basta, mi pare. E poi questa qui al mango, infatti questa è la seconda volta che la prendo, questa ha un odore fantastico. Sono delle creme mani che, queste qua di questa linea, perché più o meno si equivalgono tutte quante, cambia solo la profumazione. 2 euro questa, 40 ml. Vi dicevo, sono delle creme per le mani abbastanza idratanti, ovviamente non possono costituire, cioè non possono essere utilizzate da persone che hanno bisogno di un trattamento d'urto, che hanno bisogno di molta più idratazione, hanno bisogno di impacchi continui perché le mani sono sempre screpolate, secche, eccetera, eccetera. Quindi questa, diciamo, ha un effetto leggero. Io che ho delle
maniche in inverno prendono i loro bei geloni, ma non si screpolano, non si seccano. Questa crema, per me questa crema, questo tipo di crema qui va bene perché l'idratazione è buona, si assorbono velocemente. Cioè niente da dire, è un prodotto che fa il suo dovere. Non è un prodotto ristrutturante, è un prodotto che vi dà idratazione. E infine lo shampoo arancia bio e cocco, formato famiglia, flacone da 500 ml, che costa 8,30 euro, della Sante. Shampoo famiglia, bio arancia e cocco, shampoo splendore, shampoo brillantezza, oh, quante cose. Ho preso il flacone grande famiglia da 500 ml perché quando ho fatto l'ordine non c'erano nello stock cioè non c'erano i flaconi normali, quelli da mi pare 200 o 250 ml. Questo shampoo mi è stato consigliato da Mariana, la ragazza che faceva video fino a poco tempo fa. Si chiama su YouTube, mi pare, Sole Luna Graphics. È una ragazza che abita a poco distante da me e quindi ogni tanto ci vediamo anche, andiamo a fare i nostri bei giri di shopping. E l'ultima volta che ci siamo viste, io le ho detto che cercavo uno shampoo perché quello lì che stavo utilizzando della Yes to Tomatoes, il Daily Volumizing Shampoo, gli avevano cambiato la formulazione, avevano aumentato il prezzo, avevano aggiunto delle schifezze all'interno, quindi non mi andava più di lavarmi i capelli con quello. E di riacquistarlo, quindi, e cercavo uno shampoo altrettanto buono. Lei mi ha detto: vedi un po' questo perché ci sono trovata bene. Ed è appunto questo shampoo all'arancia bio e cocco della Sante. Nuova energia per capelli deboli opachi con aloe vera, cocco e olio d'arancio biologici. Questo shampoo adatto a tutta la famiglia con la freschezza degli agrumi, deterge il cuoio capelluto e i capelli in maniera delicata ma a fondo. La sua preziosa formulazione curativa a base di succo di aloe vera biologico, arricchita con inulina ed estratto biologico di noce di cocco, dona lucentezza e volume ai capelli. Ve l'ho detto già, 500 ml. Data di scadenza novembre 2003. E niente, mi ci sto trovando molto bene, i capelli mi restano puliti per una settimana. L'unica cosa è che con questo shampoo dovete mettere il balsamo. Io già lo facevo normalmente, con tutti gli shampoo che utilizzo mi piace poi mettere il balsamo dopo. E utilizzo lo Splendor al cocco, il famigerato. E la combo di questo shampoo con lo Splendor al cocco mi sta piacendo. Lo uso da non da molto, però da sicuramente un mese. Sì, un mese sicuramente. E mi sta piacendo un sacco, infatti questa è la seconda confezione che prendo. Insieme a questo ordine mi hanno dato questa bustina con i campioncini, tra l'altro molto carini perché qui c'era l'adesivo con scritto Monvert e sopra Per Liberata, che è il mio nome. Eh sì, non so se ve l'ho mai detto, ma io non mi chiamo Libby né Libera, ma mi chiamo Liberata, però non azzardatevi mai a chiamarmi così. E i campioncini erano un bel po'. Ho speso 49,14 euro. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 campioncini. Uno è di una crema viso della B&B, pelle normale e secca. Uno è la pasta all'ossido di zinco della B&B Baby, che forse va bene per i brufoli. Crema mani della Bio Baby all'uva, che ho già provato. Cartier Éclat de Rose con Centré Regard. Ah, sarà una crema contorno occhi. Ed infine un gommage all'argilla, sempre di Cartier. Quindi grazie, Monbert. Poi l'altro giorno ero a Salerno e ho voluto approfittare della promozione di Pupa che ha raggiunto i 100.000 fan su Facebook e vi regala uno smalto. Sì, ovviamente likeate la pagina Facebook e scaricate il coupon, scegliete poi la destinazione, cioè il negozio nella vostra città dove andare a ritirarlo, perché ovviamente non tutti i negozi sono abilitati per questa promozione. E io ho preso questo qui, quindi
questo verde che avevo adocchiato da tempo e che volevo prendere, che è l'M280. Poi, passando da OVS, mi ha colpito lo stand che aveva questi smalti qui, che sono della Debbie Color Play Fluo. Colpita da tutti i colori, mi sono decisa a prenderne uno, anche perché costavano 3,90 euro. Mi andava di spendere tanti soldi per uno smalto o per più smalti, quindi ne ho preso solo uno per provarlo. Guardate che colore fantasmagorico, è il numero 03 questo. Però poi tornando a casa, come una stupida, io che non leggo le confezioni in negozio, mi sono resa conto che diceva solo per unghie artificiali evitare contatto con la pelle e annessi cutanei. Ora io non so che danni possa causare questo, anche perché ho cercato lì su internet ma non l'ho trovato. Se qualcuno mi sa dire qualcosa in più, o almeno che ha provato prodotti simili, mi sa dire se veramente sono pericolosi da stendere sull'unghia. Oddio, io non penso che dovrebbe succedere chissà cosa. Perché poi dice irritante per gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, sciacquare immediatamente con molta acqua e consultare un medico. Tenere lontano la fonte di ignizione e non fumare. Non so che effetto possa fare se steso sulle unghie non artificiali. Quindi, boh. Ah, dovevo farvi vedere, ora mi dimenticavo, anche che sto finendo il mio Nutrilabra e 4 bulli dell'erborale. 4 bulli? 4 burri dell'erbolario, che mi è piaciuto un sacchissimo. Vedete come l'ho ridotto? Mi è piaciuto davvero tanto. E l'altro giorno cercavo cioè, in realtà volevo riprendere quello, però l'erboristeria dove l'avevo comprato la prima volta a Salerno era chiusa. Siccome dovevo fare anche un regalo, sono andata in un'altra erboristeria e mi sono lasciata convincere dalla ragazza che mi ha consigliato questo qui, che è uno stick protettivo labbra a base di olio di argan della Arganie. Argania è, che si legge Arganie. Protettivo con olio di argan. Ed è questa confezione qui, tecnologica, con questa leva che l'abbassate e vi esce fuori il prodotto. Tra l'altro pochissimo, è pagato, pare, intorno ai 6 euro. Non c'è scritto nemmeno, non ci sono scritti nemmeno gli ml. Il PAO dice 6 mesi. Questo coso qui, mi sa che lo finisco in 6 mesi, c'è tempo. E niente, vedremo anche questo come risulterà. Ragazzi, il video l'è finito, spero che possa essere utile a qualcuno e più che altro faccio questi video per rilassarmi e per chiacchierare un po' con voi. E spero siate bene, scrivetemi come state e vi mando un grosso bacio. Ciao!